Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto se sei nuovo nel canale. Duplicazione massivissima, nuovo metodo di bug, facilissimo ragazzi e velocissimo. Requisiti, CEO, questo qua da 1 milione, dovremmo avere il nostro festival bus ragazzi. Per averlo bisogna che o ve lo fate passare da un amico con un gift card to friends, oppure ve lo comprate dall'autoraduno se state su next gen. Dopodiché vi servirà l'arena ragazzi e un veicolo e quello da duplicare. Quindi a sto punto ci richiamiamo ragazzi il nostro festival bus, che deve stare all'interno del CEO, quindi nel piano 1 o 2 o 3. E una volta che avete il festival bus e l'avete richiamato, semplicemente dovete rientrarlo nel piano da dove l'avete preso. Quindi se era nel 2 ragazzi, rientrate nel 2. Una volta che rientrate ragazzi nel CEO, vi farà questa schermata buggata, dopodiché si frizzerà in una schermata nera. A questo punto, quando siamo ragazzi nel caricamento o nella schermata nera, possiamo dire a un nostro amico che sta in lobby con noi di avviare il lavoro da titano e, una volta fatta l'attività, di invitarci. Una volta che abbiamo il messaggio d'allerta del titano ragazzi, diciamo al nostro amico di quittare l'attività, e una volta che il nostro amico ha quittato l'attività, accettiamo l'allerta. Ci darà una seconda allerta, accettiamo anche quella ragazzi, e spawneremo fuori dal CEO dentro il festival bus. A questo punto scendiamo ragazzi, controlliamo mettendoci un'arma in mano. Se non ce la fa mettere, vuol dire che siamo buggati. A questo punto ragazzi vi dovrete teletrasportare dalla vostra arena. Quindi usate l'attività che vi lascerò in descrizione. Approfittatene, vi lascio anche in descrizione il video con tutte le attività più utili per i teletrasporti. Quindi a questo punto, una volta che siamo arrivati dalla nostra arena ragazzi, saremo pronti per far duplicare il nostro amico. Quindi ragazzi, a questo punto ringraziamo il Grix che si è buggato per noi per fare vedere come fare la duplicazione. Quindi a questo punto il Grix avrà fatto il bug che ho fatto vedere qualche secondo fa, mentre io adesso vi faccio vedere la parte di chi duplica. Quindi ci richiamiamo il com e lo mettiamo più vicino possibile all'entrata dell'arena, così ci verrà comodo. Dopodiché andremo a richiedere lo speedo custom. Regà, se non avete il Knight e non possedete lo speedo custom, non è un problema, potete usare anche un veicolo personale. Quindi a questo punto gli dite al vostro amico buggato di salire sullo speedo o sul veicolo che sia, e quando il motore è acceso aprite il menu interazione, andate su veicoli e rimandate il veicolo al deposito. Come potete vedere, il nostro amico rimarrà buggato sul veicolo e quindi possiamo entrare all'interno della nostra arena ragazzi. Mi raccomando, fatevi investire e salite al volo sulla macchina. Dopodiché dovete atterrare in piedi per far funzionare il glitch nella maniera corretta. Ovviamente sto scherzando. Comunque sia, entrate nel piano officina della vostra arena ragazzi, dove avrete il veicolo da duplicare. A questo punto dovete salire sul vostro veicolo da duplicare. Dovrete schiacciare la freccia destra per entrare nell'officina e, una volta che siete all'interno dell'officina, fare una qualsiasi modifica. Io la farò ai freni. Una volta che avete fatto la modifica ai freni ragazzi, dovete uscire dall'arena. State attenti, non fate uscire dal veicolo o esci a piedi, perché si sbugga il signore. Quindi dovete uscire dall'arena, guardate bene e non sbagliate. A questo punto, una volta che fate esci dall'arena e saremo fuori dall'arena ragazzi, avremo duplicato il veicolo. Dovremo solo cambiare la targa, perché faremo issi pulite. Quindi ragazzi, andiamo a chiamare il meccanico e gli diciamo al meccanico di portarci il nostro veicolo da sacrificare. Io andrò a cercarmi una Deluxe in modo tale da fare le issi da 3.800.000. Non mi state a chiedere se la Deluxe la duplicate e poi la sacrificate se vale 3.800.000, perché vi dico già che non funziona. Dovete avere le Deluxe comprate e messe col money freeze. Quindi ragazzi, una volta che abbiamo chiamato il veicolo da sacrificare,
dobbiamo aspettare circa 5-7 secondi, perché dobbiamo aspettare il tempo che arrivi in teoria, ma il veicolo non arriverà. A questo punto, quando sono passati 5-10 secondi, gli diciamo al nostro amico di scendere dallo Speedo Custom. Guardate bene la targa e sbadabam! Quando il nostro amico scenderà dallo Speedo Custom, a noi cambierà la targa alla Issy. Quindi per salvarla semplicemente la inserite nel com. Adesso ragazzi vi faccio vedere velocizzato cosa dovete fare per continuare a duplicare. Quindi ragazzi, salite sulla Issy, uscite dal com, andate dal vostro amico. Quando siete dal vostro amico gli dite di salire. Aspettate che il motore è acceso, poi mandate il veicolo al deposito. Una volta che avete mandato il veicolo al deposito, semplicemente entrate nel piano officina dell'arena. Quando siete nel piano officina dell'arena, salite sul veicolo che volete duplicare. Una volta che siete sul veicolo che volete duplicare, schiacciate freccia destra per entrare nell'officina. Una volta che siete nell'officina, semplicemente fate una modifica. A questo punto fate esci dall'arena. Una volta che siamo fuori dall'arena, andiamo a richiedere il nostro veicolo da sacrificare dal meccanico. Una volta che abbiamo chiamato il veicolo da sacrificare, aspettiamo 5 secondi circa. A questo punto gli diciamo al nostro amico di scendere dalla Issy, in questo caso ragazzi, e cambiare la targa. Entrate nel com e avete salvato il veicolo. E a questo punto sbadabam, raga, lasciate un like se vi è piaciuto il video, commentate, condividete se volete farmi crescere questo canale e aiutarmi a farmi conoscere da chi ancora non ha visto i miei video. Bella, raga, e alla prossima.